morirò giovane, tutto sempre, divorato dalla rabbia che corro dentro, incolonnato nel traffico ogni mattina, sono toscoana, nomentana, aldeatina, di Burchina, Casilina, Oprenzina, ci metto pure la manina, stremato dal via Vai di Mutolini, moto monocicli a Gigi Affini. Te li vedi sprecciare a destra e manca con i loro scuderoni scintillanti, le facce tirate, abbronzate, imbellettate e pure imbelli. Gli uomini che assomigliano al bambolotto di Nutelli e le donne pure loro a quell'altra lì, quella Pavabelli, che vogliono a tutti i costi passare, se no che cazzo se lo sono comprati a fare. Morirò giovane, lo sento, disgustato da quello che vedo, leggo, sento, dalla infusa incompetenza, l'approssimazione, l'influenza, l'adescamento, la sopraffazione, la strafottenza, tutte parole che fanno rima con indecenza. Morirò giovane, lo sento, perché ce l'ho con le brave persone, datori di lavoro, direttori e presidenti, professori ordinari, associati o solo ine, amministrativi, dirigenti, assessori e compagni. Con chi chiede, chiede, chiede con insistenza e pensa che con le pacche sulle spalle uno ci si salda la lata del mondo in scadenza. Morirò giovane, lo sento, perché non sopporto più di essere preso per il culo da chi racconta cose a cui si vede, che manco non ci crede. Da chi non ha il coraggio delle scelte o ne è incapace e pensa solo a rattoppare e a lamentare, mentre la gente intanto crepa per la pace. Perché mi sono stancato di ascoltare quelli che sono impegnati a riabilitare gli dei caduti del pallone e non lo fanno con Valpreta, per esempio, che mostro non lo è mai stato, ma zoppa, anarchico e ballerino, e quindi tutti se lo sono dimenticati. Perché non riesco a digerire gli ossimoli del nuovo corto o culto linguaggio di moda. Chi spaccia per danno collaterale la concedia militare che manda un mucchio di donne e di bambini ad albergare sotto un cumulo di macerie da scavare. Perché è difficile accettare che il mondo sia iniziato l'11 settembre e che prima che si è visto e detto nessuno ne sapeva niente. Infine morirò giovane, lo sento, perché tra prestiti, rate, fideiussioni e qualche benefica concessione, affannati a rincorrere l'ennesima assoluzione in questa nazione, ma non solo, abbiamo perso il senso e il valore pedagogico dell'indignazione.